post partita di questo Terra qui, Handball Carpi, Handball Estense 38-25, grande protagonista Martin Molina, gran partita la tua, primo tempo da ala, secondo tempo da terzino, hai giocato tanti minuti e soprattutto hai trovato questa tua nuova connotazione, sai fare entrambe le cose. Sì, sì, ho trovato un nuovo ruolo, adesso sono ala, però no, dai, siamo partiti al 100% dal primo minuto perché sapevamo che era una partita dura, fortissima. Cioè, dal primo minuto era al 100, al 100, al 100, trovare la soluzione, fare gol, difesa dura, per fortuna l'abbiamo fatta. Hai citato, tu hai difeso alla grande, ma questa difesa viene anche dalla cosa che ti piace di più, cioè fare gol. Nel primo tempo ne hai fatti tanti. Eh sì, come ti dico, per fortuna ho trovato l'spazio, ho trovato la palla per fare il gol. La unica cosa era prendere la palla e me la mettere dentro la porta. Con Tupan sembra esserci un bel feeling tra voi due, vi cercate spesso, parlate anche molto, è bella da vedere questa nuova unione fra Molina e Tupan. Sì, sì, adesso mi sto trovando di più con lui, e tratto di parlare con lui nell'allenamento, di trovare una soluzione, tipo l'incrocio, palla, anche in difesa, parliamo sempre, piano piano stiamo trovando la soluzione. Un'ultima domanda, terzo anno per te a Carpi, questo sembra essere quello definitivo per la tua maturazione, stai finendo la stagione alla grande, ottima Coppa Italia e adesso hai ricominciato alla grande qua in questa partita casalinga di pool playoff. Sì, sì, tutti mi hanno detto che ho fatto una gran partita qua in Coppa Italia, però no, sempre l'umiltà, sempre lì basso, con la testa bassa, a trovare sempre il 100% allenamento. Bravo Martino. E in questo post partita non poteva marcare lui, il protagonista di questa pool playoff, Pierluigi Di Marcello, protagonista se non eroe ad Ambra con quel gran finale di partita e anche oggi tante parate, insomma è una prestazione importante che dà seguito a un periodo molto positivo per te. Io sono contento perché stiamo lavorando bene, adesso purtroppo noi dobbiamo comunque ogni partita rimanere concentrati perché dobbiamo lottare contro noi stessi, in quanto abbiamo dimostrato che quando siamo concentrati abbiamo la testa sulla partita, possiamo giocarcela con tutti e siamo una squadra veramente molto forte. Purtroppo abbiamo dimostrato anche che alcune volte abbiamo dei blackout generali che dobbiamo imparare a gestire, se non eliminare del tutto. Siamo concentrati per questa pool playoff e speriamo di arrivare in fondo con la giusta amalgama, con la giusta grinta, con la giusta concentrazione sulle partite che rimangono da qui alla fine. La Coppa Italia ha detto una cosa, che la distanza fra Carpi e Bolzano adesso è di 3 reti, l'incominciare questa pool playoff ha detto un'altra cosa, che si è pagato lo scotto di questa finale di Coppa Italia sia dal punto di vista nervoso che dal punto di vista atletico. Oggi c'è stata un'ottima risposta, non solo i punti ma anche la prestazione, e adesso bisogna pareggiare i conti con Romagna. Adesso noi dobbiamo pensare partita dopo partita, sono quelle frasi fatte ma mai tanto vere come adesso. Dobbiamo pensare alla prossima contro Romagna, dobbiamo rimanere concentrati giorno dopo giorno e arrivare il sabato con la massima voglia di fare, di portare a casa il risultato e soprattutto di convincere. Assolutamente sì, un'ultima parola sulla tua prestazione. Nardo ci aveva fatto 11 gol in casa nella sconfitta che aveva messo fine a 3 anni di imbattibilità casalinga di Carpi, beh oggi gli hai parato praticamente tutto. Non era una rivincita sul personale, comunque è un buon giovane, un buon giocatore che ha sicuramente un ottimo futuro, oggi era il mio turno, l'altra volta gli è andata bene a lui. Ciao Pia. In questo post partita con coach Serafini non bastavano i 3 punti, ci voleva una vittoria anche che convincesse, oggi è stata una bella prestazione. Una buona prestazione, abbiamo chiaramente i 3 punti erano fondamentali, ci tenevamo comunque a dimostrare insomma che quando siamo concentrati, lucidi e tranquilli, giochiamo tutti insieme e riusciamo a fare delle buone partite sotto tutti i punti di vista. Oggi l'abbiamo fatto, quindi bene così. Intanto avete fatto la cosa più importante, rimanere in scia a Romagna per giocarsi tutto nello scontro diretto, per pareggiare i conti e poi giocarsi il tutto per tutto al Palacavina. Certo, è chiaro che vogliamo e ci vogliamo provare fino all'ultimo minuto. Romagna sta facendo un campionato eccellente, non ha praticamente sbagliato nulla, ha perso solo con noi quindi, e con Bressano in Coppa Italia, quindi vuol dire che è una squadra di grande qualità e noi per cercare di scalzarli da questa prima posizione dobbiamo fare molto bene. Una nota, ad una notazione, hai provato Molina ala, questo feeling con Tupan sembra veramente buono. Sì, no, ma Martin ha delle ottime capacità, è chiaro che Giannetta non si è allenata tutta la settimana. Bravo Stecca! Quindi credo che fosse utile anche per lui magari provarle in altre soluzioni, anche perché anche oggi ha dimostrato di essere un giocatore che ha
abbastanza duttile che può darci una mano anche in altri ruoli. Quindi una, una parola anche per Tupan, si diceva è bravo ma tira poco, beh insomma dopo la Coppa Italia fa solo dei gol. Ma Renato sa giocare a pallamano, si vede, penso che sia un valore aggiunto per tutta la pallamano italiana, è chiaro che è arrivato da non tantissimo, però adesso sta venendo fuori e sta facendo vedere che è un giocatore di grande qualità, sia al tiro che nel gioco, quindi siamo contenti. La tua squadra è stata cambiata molto nel corso dell'anno, molto mercato in corso d'opera, sono arrivati giocatori come Tupane Bearevic in corso di stagione, secondo te a che punto è l'amalgama completa della squadra, cosa ci vorrà per vedere davvero un gruppo in campo? Guarda, noi abbiamo cambiato quest'anno, anche quest'anno, 7 giocatori, durante la stagione ne abbiamo cambiati 2, abbiamo avuto un infortunio, abbiamo dovuto reinventare certe situazioni, è chiaro che questo non può che creare problemi nella costruzione, nella realizzazione di un gioco che sia efficace, che sia sempre ad alto livello. Io credo che più andiamo avanti, più giochiamo e più miglioriamo, è ovvio che ormai siamo a una condizione di fine stagione, quindi abbiamo ancora 4 partite davanti, quindi più gli eventuali, speriamo, playoff, quindi ancora di partite ce ne sono e io penso che miglioreremo ancora di più.